si parte. Partiamo con questo. Deve essere il primo. Sì, ma in giapponese, no? Sono giapponese io. Io sono italiano. Sono nato a Mosca, ma non ho ricordi della mia infanzia. Ero ancora in fasce quando le fiamme del rogo nucleare distrussero il vecchio mondo. Io e 40.000 altri moscoviti trovammo riparo nelle stazioni della metropolitana, nel ventre della città. A distanza di 20 anni, ora un manipolo di coraggiosi ha deciso di tornare in superficie, sfidando l'abbraccio di un inverno senza fine. La metropolitana era la nostra casa e la nostra fortezza contro gli orribili mutanti che infestavano le gallerie. Eppure non avevamo mai perso la speranza di poter tornare in superficie. Ma un giorno apparve una nuova minaccia e ci trovammo coinvolti in una guerra dal cui esito dipendeva la sopravvivenza della nostra specie. Continua. È un peccato prenderti dei proiettili così buoni. Preferirei tenerveli. Si fa tenere. Facciamo sprattarlo, ma poi facciamo l'altro, faccio in modo normale per il momento, l'altro, poi devo fare tre fighe, lo faccio con le varie tipologie di difficoltà. Allora, vale sul movimento di piazza sinistra si attiva disimile. Io così la vedo lo stesso. Così normale, come era prima. Nella galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento urlante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto il coraggio, la volontà di arrivare fino in fondo. Ehi, Artyom, quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Per raggiungere la superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom.
Senza dei movimenti nella stanza accanto. Apri la porta, io ti copro le spalle. C'è qualcosa da... Non so come avete ridotto, non ho mai vissuto all'Expo, perché dovrebbero rischiare la vita per degli effetti estranei, non ne avrebbero motivo, forse anche loro come noi ritengono i tetri una minaccia, non solo per la nostra stazione periferica dimenticata da Dio, ma per l'intera metro. Non saprei dirlo. D'altra parte, una cosa è certa, non posso fare a meno di nutrire una profonda ammirazione per queste persone. A loro non importava quali fosse la nostra stazione di provenienza o le nostre credenze politiche e religiose, ci consideravano esseri umani in pericolo e tanto era sufficiente. Quando ti adduoli, valido successivo, nell'ordine ti impegni solennemente a proteggere la metro, ultimo baluardo della razza umana, fino allo strenuo delle forze. Alcuni sono convinti che un giorno prevarremo, molti che la sconfitta sia inevitabile. Ciononostante, nessuno di loro ha intenzione di gettare le armi e rinunciare a combattere. Ecco, questi erano i compagni di Hunter e per me sarebbe un grande onore farne parte. Buono, ci sono tutti gli appunti da prendere allora a posto. Apri la porta, ti copro io. Così da capire la storia del gioco, forse. Beh, chiudo la porta, mamma mia. Qui sotto va tutto in malora. Usa questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Ma qual è? Ah, quello che dico c'è qui. Ah, devo premere ripetutamente. Ma non ha detto niente. Per abbassare. Ma c'è senza dove? Mi sa di... Guardia, guarda se trovi delle munizioni e dei medici di quella cassa. Cos'è? Ah, luce. E luce qua. L1 per accendere la torcia. Non con quello. Non già ci ho detto. Ma perché ho spinto tutto? Ah, bene. No, perché ho spinto tutto? Che ti difende così? Cos'è questo? Ah. La tua depressione, niente, batteria, niente, medikit. C'è il termico? No. No, perché sto facendo quello? Ok, saliamo. Non so se c'è qualcosa da prendere. Non avevo fatto un canone di... la maratona. Sembra che non ci sia nessuno. Che bello, che bello. Indossa la maschera di gas prima di arrivare in superficie, ti ritroverai a boccheggiare come un pesce fuori d'acqua. Ci siamo qua. Questo è il teatro Corbe. È molto vicino alla torre. Mi sembra un cazzo. Carica l'arma. È carica da sparare, vabbè. Funziona.
No, rimani lì e fai quello. Sei pronto? Usciamo! Ed eccola qui, Artyom. La nostra meta. Rispondi! Ulmar, rispondi! Passo! Ti sento forte e chiaro. Passo! Siamo alla torre! Ripeto, siamo alla torre! Gli altri sono usciti? Passo! Affermativo! Abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo! Ricevuto. Ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così potrai rilevare la nostra posizione. Lieto di vederti, colonnello. Hai sentito? Ascolta. Formate un cerchio! Mantenete la calma. Guardatevi la spalla, ragazzi. Sì, temo che sarà più dura che nella biblioteca. Quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Posso spegnere la luce, giustamente. Andare via. Spegni la luce. Non lo penso io. Andiamo, Artyom. Merda, porci, malattia. Ne ho passate di peggio e non ho intenzione di arrendermi. Cosa pensi di fargli a quei tetri? Dargli la caccia e ucciderli uno dopo l'altro? Ma fammi piacere.
Fattene una ragione, amico. Non posso fare. Salve, Artyom. Ciao. Opzione di qua? Sì. E... ce la dico, non c'è un cazzo. Ma c'è i bambini che piangono. La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Non c'è nessuno. I tetri ci uccideranno tutti. Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Sergei, avete visto il mio Sergei? Rilassa, Sergei. L'altra pattuglia è stata attaccata nella notte. L'ospedale è pieno. Ma restate calmi, dobbiamo mantenere l'ordine. Molti vogliono lasciare la stazione. Almeno, dobbiamo aspettare molto. Lascialo stare, è ferito. Dobbiamo continuare a sperare. Alexei era tra i combattenti. Qualcuno l'ha visto? Il capitano ha detto che stava bene. Mio fratello è in ospedale. Spero siete. Oh, sei tu. Sono stati tetri. Vieni, Alex. Salve, Arthur. Di che cazzo? Facciamo. Non è il secondo. Il secondo. Lo rigioverò un po'. Qualcosa? Queste persone vogliono vedere i loro familiari. Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. Le nostre poteri spingono ogni giorno a nord per farsi le gallerie e ogni volta rientrano accusando perdite. Alcuni vengono trucidati con una sorda ferocia, molti riescono a scampare alla morte, ma solo per cadere l'ora della follia. Tuttavia l'unico modo che abbiamo per tenere lontani i tetri è inviare di fuori amici, vicini e parenti, quando vedremo che nessuno è bravo a tenere a distanza. Quando continuano con gli attacchi alla stazione, per noi sarà la fine. Nella stazione c'è chi sussurra che stiamo soltanto prolungando l'agonia, che non esiste più alcuna speranza. Su poi il mio padrino, il capo della stazione, continua a sperare in un altro. Convinto che Hunter, il suo vecchio amico, possa salvarci. Hunter è un uomo dell'ordine di Sparta, una nuova fede di combattenti che aiuta a proteggere l'amico. La qualsiasi minaccia. Non esiste nulla che possa spaventarli. O per meglio dire, non esisteva. Poi sono arrivati i tetri. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono solo, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E questa è una cosa. Mio Dio, quando finirà quest'incubo? Non ce la faccio più. Fino in gioco. Non ci arrivo. Teneteli lontani da me. La gente pazza. Ci stai impazzendo. Qualunque cosa abbia visto. Sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta! I mutanti non bussano. Benvenuto all'Expo, Hunter! Grazie. Ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede. Di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. E di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Stanno arrivando dall'alto.
arrestato! Prova solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, yeah. Dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Ma dov'è? Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nella stazione. Bello ospedale, sentono l'odore del sangue. Coi fiocchi il ragazzo. Niente tetri qui, solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura, è questo che ha fatto fuggire i Mosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti, sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno! Sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo. Dobbiamo eliminarla, è chiaro? Ma per strada non va bene. Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di Riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Ti offrì volontario. Era ora! Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Thank you.
stiamo dedicando tutti i nostri sforzi alla difesa della stazione dalla minaccia terrificante, misteriosa e apparentemente invincibile dei Tetri, i nostri vecchi nemici, i Nosalis e i Custodi. Non sono stati dimenticati, se non fosse intervenuto Hunter, queste belle si sarebbero abbattute sull'ospedale. Inorridisco il pensiero del bagno di sangue a cui avremmo assistito se Hunter fosse arrivato anche solo un'ora più tardi. Ah, è sempre... praticamente, andava da una parte. Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Che bella solo musica! Solo le guardie sono autorizzate a passare. Dove hai trovato quel disco? Dono di un ranger in cambio di una tonnellata di munizioni. Sei sicuro di non esserti pentito dello scambio? Sono stufa marcia di queste Ciao, stronzate. Artyom. Perché devo continuare a sopportarti? Mia madre me l'aveva detto di lasciarti perdere, che eri un buono a nulla. E aveva proprio ragione. Bravo. Disegna qualcos'altro adesso. Che ne dici di... Una casa. Ci sono. Disegna la casa dove vorresti vivere con la tua mamma e il tuo papà. Dai, prova. Una casa. Grande. E quando tua madre tornerà? Le faremo vedere lì. Sarà felicissima. Le faremo una bella sorpresa. Ok, va bene. Papà, guarda, quando tornerà la mamma? Un sogno. Presto. Ho sognato che ero di nuovo in superficie. Vorrei vedere quanto sei cresciuto. Non mi interessano i tuoi incubi. Ci vorranno almeno 50 anni prima di poter tornare in superficie. Tanto vale che ti rimetti a dormire. E lui si rimette a dormire. Così quel tizio alto mi si avvicina e fa: piccola, se mia moglie cucinasse come te, sarei l'uomo più felice del mondo. Allora gli chiedo: tua moglie non sa cucinare? E lui: a dire il vero, non sono sposato. Che tesoro! Che aspetti a buttarti, ragazza? Non so dove devo andare. Non c'è nessuno! No. Ma non mi fa più indossare. Non c'è altro che sporco. Sporco dappertutto. La Chi gente è? Sporca, sai? Ah, sei tu, Artyom. Va tutto bene? Scusa, ma ho da fare adesso. Io sarei sporco, eh? Beh, se io sono sporco, tu sei un pezzo di merda, ok? Sei tu, Pete? Non puoi aprirla tu la porta? Hai perso di nuovo le chiavi, eh? Va a cercare le chiavi! Lo sai che io non posso alzarmi! Idiota! Oh, non c'è. Senti chi parla. Te ne vai in giro con i piedi sporchi. Chi va? E lasci impronte dappertutto senza fregare. Sei tu, Artyom. Lasciami riposare, ok? Ok. Tra un po' devo montare di guardia. Stanza piccola. Levati dai piedi, Artyom. Molto gentile. Piantala! Ho da fare! Costituirà un importante passo avanti nella difesa del sistema della metro. Avevo detto di un gesto di buona volontà. Non è divertente doverti cercare dappertutto. Non farmi più preoccupare così, ok? Tutti i cittadini vanno a accogliere calorosamente i nostri alleati, mostrando loro lo stesso rispetto che tributiamo alle nostre guardie. Grazie per l'attenzione. Ehi tu, avvicinati! È vietato parlare! Mi senti? Quanto a te, Artyom, faresti meglio ad andartene. Questo non è posto per te. La prigione è per i ladri. Già, proprio così. Mi hanno beccato. Ma che diavolo, dico io? Un poveraccio deve pur campare. E che cazzo? Beh, e che cazzo? Mio Dio,
viaggio delle tracce. Salve, tutto bene, spero. O almeno non troppo male. Trova i soldi per comprare la Artyom, ti prego. Mio figlio è malato. Non avresti un paio di cani? Grazie, Artyom. Sapevo di poter contare su di te. Guarda qui, sì, questo sì che è un elmetto con i fiocchi. Anche quello non è male, ma questo è il lupo. Ehi, prendimi se ci riesci. Sì, non è male. Ma cosa non è quello? Dai così poco valore alla tua vita? Fatti tu. Ma pensa a quanto costerebbe la tua morte. Non è la bandiera. Ok, accomodati pure. Solo nel nostro negozio. Cosa che non faccio. Non troverai niente di meglio. Non credo. Ricordo di aver letto che per scortare Mamma. Le campane si adotta un metodo standard. Le buone armi fanno i buoni soldati. Certo, è una protezione più che adeguata. Abbiamo maiale tenero come il burro. Trasportando del carico con la solita scorta. Due uomini in testa, tre nel mezzo. Io non posso usare la pistola. Finché non abbiamo dovuto attraversare una galleria. C'era un tanfo in destino. Oh, che portale. È una specie di foschia. Si vedeva a più di due metri. Ah, ottima scelta. Abbiamo attaccato una fune alla cintura di tre guardie. Perfetto. Quella delle famiglie, una al centro e una in destra. In modo da non perderci. Giusto, è proprio quel che ci voleva. Questa è una procedura standard. Fanculo gli sta. Una scelta azzeccata. Senti cosa è successo. Ci mettiamo in marcia. Come vuoi. Quando sei in guerra, la tua arma è la tua migliore amica. Cosa vuoi? Un nemico visto è un nemico ucciso. Sei di nuovo ubriaco. Alzati, fannullone. Cosa? Che vuoi? Bevi come se dovessi morire domani. Ed è proprio quello che succederà se non riporti subito le chiappe a casa. Levati dalle scatole. Ho perso. Andiamo, ubriacone, muoviti. Sì, chi va? Ah, sei tu, Artyom. Lasciami riposare, ok? Ce n'è per tutti. Troppo devo montare di guardia. Un affare onesto! Ora che faccio? Dove vado a cercare? Mi piace di stare da quest'altro, non c'è sporco. Non c'è sporco, anche sì. Ah. Come dici tu? Non va bene più. Ho l'assortimento migliore e i clienti più soddisfatti. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Ciao, Artyom. Che ne pensi del tizio nuovo? A me sembra un incapace. Come se tu fossi nato già col fucile in spalla. Tutti possono imparare. No, bisogna esserci tagliati. Altrimenti si finisce a fare gli spazzini o i facchini per il resto della vita. Hai tutte e due le mani? E la testa? Ce l'hai? Prendi il fucile e vai, vai, vai. Tranquillo, è la solita vecchia storia. Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa, e quando si surriscalda, brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Spara a raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive, o se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok?
posso riscaldare. Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Non sono mai stato a Mosca. L'ho vista solo in qualche vecchia foto. Mosca è sparita. E presto faremo la stessa fine anche noi. E i mostri erediteranno la Terra. Ma c'erano altre metropolitane. A San Pietroburgo, a Minsk, a Kiev. È possibile che altrove qualcuno sia sopravvissuto, almeno per un po'. Ma sono passati tanti anni e non abbiamo mai avuto notizie di ulteriori superstiti. Le altre città non avevano le stesse difese perimetrali di Mosca. Che splendida città era San Pietroburgo. La cattedrale e l'ammiragliato, la sua guglia. Mi ricordo le sere d'estate sulla prospettiva Nevsky. La folla, le risate, i bambini che mangiavano il gelato, le ragazze belle e slanciate. La musica e l'aria, così dolce che potevi berla. Com'era bello il mondo che abbiamo distrutto. Bravi. Ciao Artyom, come stai? Vieni figliolo. Tuttavia, Ante aveva raggiunto l'Expo appena in tempo. Mi piace pensare che non si sia trattato di mera fortuna, ma che sia stato il destino a volerlo. Lo stesso destino che ha spinto Ante ad affidarmi il compito di portare a Polis il suo rapporto sui tetri. Ho sempre sognato di visitare Polis, il cuore pulsante della metro, la leggendaria capitale della nostra civiltà. Tuttavia l'occasione di tramutare quel sogno in realtà si è presentata proprio nel momento in cui la mia stazione aveva un disperato bisogno di tutti i combattenti a disposizione. È giusto che abbandoni il mio patrigno e gli amici. Gli amici nel momento del pericolo, qual è il mio posto? Asserragliato sulle barricate accanto a loro o nelle stazioni remote che Hunter mi chiede di raggiungere? È una domanda a cui non so rispondere, ma ho scelto di mettermi in viaggio. La considero una chiamata del destino. Sei pronto a partire? Come probabilmente saprai, la nostra stazione sta stringendo un'alleanza con Riga. Mandiamo un paio di carrelli con aiuti umanitari, armi e altro equipaggiamento. Questo è il carico che dovrai sorvegliare. Non è un viaggio lungo e non dovrebbe essere troppo difficoltoso. Artyom, un'ultima cosa prima che tu vada. Ho notato quanta stima nutri per Hunter, ma la vita di un ranger è diversa dalla nostra. I ranger sono imprudenti per natura, persino violenti. A fare gli eroi non ci si guadagna nulla. Ti conviene tenerti alla larga dei guai. Scorta la carovana fino a destinazione e poi torna a casa il prima possibile. A presto, ragazzo. No, non sapevo però. Diventavo cattivo, subiavo punti per mani cattivi, se questa rimunizione. Ok, ci siamo! Mettetela giù! La schiena! Ciao Artyom, come te la passi? Ancora una! Fammi tirare il fiato! Non ho avuto neanche il tempo di fumarmi una sigaretta! Bene, cazzo! Reggi quella scala! Tienila più ferma! La sto reggendo! Vai a unirti alla carovana? Buona fortuna allora! Salve, allora sei pronto a partire? Sei pronto? Andiamo allora. Contribuisse alla sicurezza dei nostri confini. Se l'avessi inventato io, sarei impazzito. Tu mettiti lì, Artyom, e tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi ragazzi, siete diretti a Riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo. Ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio ci mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom! Finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio.
Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sapevo. Mi preoccupava che ho nascosto la verità. Gli avevo detto che mi sarei tornato dentro casa da lì. Ma Hunter contava su di me. Allora, da dove vieni? Da Riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti, allora. Sì, via, via. Il mercato è proprio accanto a Riga, ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Wow. O essere membro dell'Ansa. Gira su quel carrello. Come mai? L'Ansa ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'Ansa a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. A dire il vero, non sono neppure riuscito ad arrivare fino alla stazione vera e propria. All'improvviso, sono stato sopraffatto da... Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaya. Ah, cazzo. Io la odio, questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese e... Beh, non mi piace, questo è tutto. Fate buon viaggio. Siamo su un carrello e siamo a mano. Dobbiamo farcela senza troppi problemi. Topi. Dannazione, mal di testa da impazzire. Se mi aiutate a spingere la leva, arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyom. Certo! Arriveremo a Riga in men che non si dica. Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa mi sta succedendo? La mia testa. Artyom, che succede? Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla! Cosa diavolo sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Oh,
Dio! Spara! Tu spara! Io mi... Avanti! Aiutami! Bello, Lucio. Prendemi! Artia! La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo, ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Ok, ragazzi. Brindiamo alla salute del nostro amico Artyom, che passa indenne attraverso mostri e anomalie. Artyom! Alla tua salute! Se non fosse stato per te, Artyom, ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia. Oh, almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. A te, Artyom. A te, Artyom! Artyom, ma davvero sei immune a quella merda? Vediamo se almeno la vodka e i funghi lo stende. Giusto! Dobbiamo controllare! Alla nostra buona sorte! E Artyom! Alla tua salute! Nessuno regge questa vodka, eh? Allora, racconta. La galleria che porta al mercato è chiusa e io mi annoio a morte a starmene qui con le mani in mano. Una specie di onda invisibile ci ha travolti e siamo svenuti. Grazie, ma ragazzi. Mi sono ripreso per un'orda di usare sacco di liquore. Ma il nostro amico... Sì, gli hai proprio fatto vedere la sorte vera. Ciao! La non gli aveva fatto niente. Ma stava sparando a quei bastardi. A te, sì, amico mio! Abbiamo fatto ad arrivare fino al posto di blocco. Ma cosa è stato? Ho una voce incomprensibile, mi sveglio, gemito, come distruzzato. Eppure ancora vivi in una memoria, sono molte gallerie. E la mia circa una leggenda terrificante, ma nulla di paragonabile a tutto questo. Spero che simili esperienze non si ripetano. Siamo stati incredibilmente fortunati a uscirne vivi.
che sia un po' a piene sete. A Artyom! Non posso bere anche me. Uscire dalla stazione, in fondo che te ne frega se vivo o muoio? Proprio niente, stronzo. Ho ricevuto ordini. Grazie mille. Grazie. Caso? Riesco a farmi vestito così su GTA. Grazie mille. Ariskaya, Alexpo, gli abitanti di questa stazione avevano la nomea di essere sfortunati, diciamo. Erano sempre afflitti da qualche sventura, magari che contraevano un parassita misterioso. Infiltrazioni da soffitto dalla galleria, ogni tanto che li lapidavano in gozzoviglie i proventi di un affare andato a buon fine. La gente di lì è calorosa e ospitale, ma altrettanto ignorante. Quando eravamo al culmine del nostro splendore, tendevamo a commiserarli e schernirli. Noi dell'Expo, al contrario di loro, non eravamo consapevoli di cosa volesse dire vivere alla grande, e ora non posso fare a meno di invidiarli. Conducono vite tranquille, niente di tepe, mentre chi ne ha sentito parlare non crede alla loro esistenza. Se dovessi fallire, tuttavia i tepe ne interrebbero questa stazione in un istante. Queste persone in un'ultima felice sarebbero cancellate per sempre, le loro vite annientate. Scorrerebbe il sangue, poi il solo silenzio. Devo fare in fretta. Ciao! Prima i banditi, adesso i mostri. Wow, davvero sei arrivato fin qui su un carrello? Già, proprio così. Wow, mi piacerebbe farci un giro sopra. Me lo dai un proiettile? Ehi, ragazzino, va a vedi preso male. Sì? Devo andare, o mi beccherò una sculacciata. Cos'è sta cosa? Ci siamo. Ehi, niente male, ha fatto un cento. Ah, tutti possono avere un po' di fortuna. Fallo sparare di nuovo. E che diavolo, ha colpito di nuovo. Dannazione. Ah, ora le cose ti fanno interessare. Dannazione a te, cecchino del cazzo. Vedi, ha colpito ancora. Neanche per sogno, il prossimo lo manca. Ah, prepara quelle bottiglie. Non è la mia giornata. Bel colpo. Vedi, ha colpito ancora.
Non penso che ci sia qualcosa sulla volta. Colpisci qualcosa, dai! Bel colpo! Prendi quello! Ma quello che? In fondo. Beh, ha colpito ancora! Cosa c'è? Ci sono le armi. Venite, guardate, provate e comprate! Bene. Saldi, offerte speciali, le migliori armi dei grandi armaioli. Scambio di proiettili! Ah, per i proiettili, per i puff puff. Fucile a pompa che non ho, la pistola e questo. Mm-hmm. Come vuoi. Cos'è questo? Ah, è medikit. Che ne ho già troppi. E questo cos'è che vende questo di qua? Salve! Secondaria. Ah, le bombe o i coltelli? Ti ci puoi quasi radere. Non ne esistono di più affilati. Sono battuti a freddo, una mortifante dentro e ottenuti dall'acciaio delle mobili. Non ho. Mm-hmm, come vuoi. Invece. Scambio, poi cosa? Prendila! È l'ultima! È la stessa. Ah, per caccia i frontali installati sulla pistola sono un carabino con ancora incrementando la precisione. Una carabina? Cos'è? Ah, no. Perché mi costa 25? Questo mi costa 40. Come vuoi tu? Ma sei proprio buono. Non che vendi. Questo cosa fa? La mano. La pendenza soddisfa convogliando il calore in eccesso lontano dalla canna attraverso le sottili alette di metallo longitudinali. Semplice controllo che investe è molto utile durante il fuoco automatico. Aspetta, va, fammi mettere il silenziatore, va. Risponde, ok. Poi il resto mira comunque bene, non è che non mira bene. Ok. E qui qua sopra più. Non posso più tenere niente. Yeah. No. Ci sono tanto 5 di questi. Ma ci sono già stato.